Grazie, grazie Jacopo, un cordiale saluto dalla cittadella dell'accoglienza. Siamo a Pescara, come hai detto giustamente tu, siamo in via Alento, in quello che è un po' il cuore pulsante della Caritas della diocesi di Pescara Penne. Siamo con il direttore Don Marco Pagnello. Buongiorno Don Marco, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Questo è la sala, il refettorio, dove quotidianamente vengono a mangiare decine e decine di persone che non hanno davvero possibilità, tanti poveri che voi assistite in tutta la provincia di Pescara. Ovviamente, Don Marco, in questo periodo di emergenza sanitaria i pranzi non si svolgono qui, voi preparate i pasti che poi vengono portati all'esterno, pranzi da asporto. Sì, in questo momento forniamo più di 250 pasti a pranzo e 150 la sera, questa è la media, perché qui afferiscono non solo i poveri ma anche tutte le richieste che i comuni accolgono, il comune di Pescara e il comune di Monsilvano, che poi attraverso la protezione civile o i volontari vengono portati a casa. E qui in questo refettorio pranzano solo in 40, che sono i 40 poveri che accogliamo qui nella cittadella, ai quali abbiamo chiesto però di non uscire, di non lasciare lo spazio, altrimenti sarebbero stati costretti poi a non rientrare. Qui ricordiamo, Don Marco, che oltre a poter mangiare questi ospiti hanno anche l'alloggio, cioè hanno delle camerette dove poter dormire. Sì, la capienza è per più di 60 persone, però l'abbiamo ridotto a 40 per rispettare le varie normative, le varie regole che si sono seguite in questo tempo, sì. Prima di parlare delle tante iniziative che la Caritas ha messo in campo proprio in questo periodo davvero di emergenza, io volevo chiederle proprio la stretta attualità. A fianco a noi ci sono le cucine qui della cittadella dell'accoglienza. Questa mattina avete preparato quasi 200 pasti. Sì. Sì, dico grazie agli operatori che non si sono fermati, dico grazie ai volontari che ci sono tutti i giorni, perché ci permettono appunto di riuscire a fare questo grosso lavoro. Dico grazie anche ai tanti cittadini, alle aziende che ci sono vicine in questo momento, che ci danno materie prime per poi poter distribuire alle persone che hanno bisogno. Dico grazie anche a quanti a diverso titolo si stanno adoperando. Questa è una bellissima esperienza che facciamo sempre nell'emergenza, l'esperienza della solidarietà. In questi giorni in tanti supermercati, anche senza che noi facessimo richiesta, si sono adoperati per la famosa spesa sospesa, e quindi tante famiglie che vanno nei supermercati e che lasciano qualcosa per le famiglie in difficoltà. Segnalo che i nostri empori sono aperti tutti i giorni in diversi orari, proprio per permettere alle famiglie che non possono andare in un normalissimo supermercato di venire da noi e poter fare la spesa, per poter prendere ciò che c'è per il proprio sostentamento. Voi collaborate con il Banco Alimentare Abruzzo Molise e poi con tantissime aziende che sono al vostro fianco e donano a voi quotidianamente i generi di prima necessità. Sì, sì. Il Banco Alimentare, che è nostro partner da sempre, tante aziende, ma in queste ore registriamo anche il singolo cittadino, il singolo fedele che viene a portare qualcosa, così come c'è da segnalare in queste ore la tanta generosità da parte anche di persone che non vogliono essere nemmeno ringraziate o segnalate, persone che suonano e lasciano qualcosa, quindi a loro va il mio grazie, ma va, penso, soprattutto il applauso della nostra chiesa, ma della cittadinanza tutta. Dicevo prima, Don Marco, tante iniziative avete messo in campo in questo periodo, ce n'è una davvero che ha poche ore di vita, il salvadanaio della solidarietà. Vogliamo spiegare cos'è questo salvadanaio? Sì, è un'iniziativa che a me sta molto a cuore, perché in questo momento siamo in piena emergenza sanitaria ed è giusto dare priorità a questa emergenza, ma tra poco, spero tra poco, quando finirà l'emergenza sanitaria, entreremo in un'emergenza un po' più lunga, con numeri diversi sicuramente, ma più lunga, che sarà l'emergenza sociale, perché tante sono le famiglie che rischiano di rimanere escluse dal circuito del lavoro, tante sono le persone che rischiano di non rientrare appunto nel mondo del lavoro.
tante saranno le famiglie in difficoltà, perché in questo momento sono state prorogate tutte le possibili tasse e tutti i pagamenti da effettuare, ma tra poco, purtroppo, e perché è giusto che sia così, bisognerà pagare. E allora in quel momento noi penso che faremo i conti con questa grossa emergenza, quindi stiamo chiedendo di non pensare solo all'oggi, ma anche di pensare a domani. E quindi il mio appello va ai singoli, ma anche alle aziende, a tutti quelli che vogliono in questo momento fare un gesto di solidarietà, a versare quello che possono, quello che vogliono in questo salvadanaio, che noi utilizzeremo finita questa emergenza, quando si tornerà a una quotidianità che non sarà più quella di prima, ma si tornerà a una quotidianità che ci chiederà di fare conti con tutto ciò che poi comporta, che esso comporta. Quindi, concretamente come si può interagire con voi per versare dei soldi su questo salvadanaio? C'è un IBAN sul quale poter versare, diverse modalità per poterlo fare. Io vi invito ad andare sul sito della Fondazione Caritas, della Caritas Diocesana di Pescara Penne, lì trovate tutte le indicazioni. Io penso che, così come Santa Madre Teresa ci ha insegnato, tante gocce formano un oceano. E in questo momento si tratta di poter dare, per chi può naturalmente, una piccola goccia per formare questo oceano di carità. Don Marco, lei diceva non pensiamo solo all'oggi ma pensiamo anche al domani. È facile a questo punto pensare che per voi, per le varie Caritas e per la Caritas in questo caso di Pescara Penne, la vera emergenza arriverà tra qualche settimana, tra qualche mese? Credo di sì, e anche perché i dati cominciano già a dircelo, sono in aumento le famiglie che chiedono aiuto, non ci sono più i classici poveri così come si definiscono, ma credo che avremo veramente una grande emergenza sociale, e quindi dobbiamo, per quanto possibile, per quanto è di nostra competenza, dare il nostro contributo. La Chiesa italiana sta facendo tanto, sta aiutando molto le Caritas sul territorio a dare risposte, ma non basta, così come non basta l'intervento dello Stato. Credo che in questo momento, così come ci ripetiamo da parecchie settimane, insieme si può uscire, insieme possiamo veramente fare costruire un futuro diverso e migliore. Allora, abbiamo parlato, Don Marco, prima anche poi di far intervenire Jacopo Forcella dallo studio con qualche domanda per lei, abbiamo parlato di una vostra iniziativa fresca di qualche ora fa, il Salvadanaio della Solidarietà. Ovviamente abbiamo detto di quello che fate con i pasti che preparate quotidianamente per i poveri di Pescara e provincia. Vogliamo anche illustrare quelle che sono le altre iniziative anche classiche che porta avanti la Caritas. Me ne viene in mente una, quella delle docce in via Gran Sasso a Pescara. E quanto mai oggi è importante pulirsi, lavarsi in questa emergenza sanitaria? Sì, ci siamo affiancati al gruppo volontario della San Vincenzo, che gestisce da sempre questo servizio. Li abbiamo affiancati in questo momento di difficoltà per aprire tutti i giorni, per essere presenti tutti i giorni, questo in collaborazione con il Comune. Ma ricordo l'esperienza degli Empori, ma ricordo soprattutto l'esperienza di tante parrocchie che non si sono fermate nella distribuzione dei viveri, grazie anche all'apporto del Banco Alimentare, ma permettimi di sottolineare l'esperienza di tanti miei confratelli, di parroci, che soprattutto nei paesi piccoli, anche difficili da raggiungere, penso anche a quelli della zona rossa, in questo momento, in queste ore, stanno facendo tanto, stanno loro stessi andando alla ricerca di famiglie per essere loro vicine, quindi a loro va il nostro applauso, va la nostra attenzione e il nostro grazie per il servizio prezioso e nascosto che stanno facendo. Prima di dare la linea allo studio, un'altra brevissima domanda: state incontrando delle difficoltà in questo periodo in cui le chiese sono chiuse, cioè non sono aperte, e per i fedeli non c'è e non ci può essere un contatto diretto con tanti cittadini? Sì, ma credo che questo momento che stiamo vivendo, anche con le chiese chiuse, può essere un'opportunità per riscoprire la preghiera in famiglia, un'opportunità per riscoprire anche un proprio rapporto personale con il Signore. Nel Vangelo c'è scritto che siamo chiamati ad amare Dio in spirito e verità, quindi anche andare oltre appunto le mura di una chiesa si può fare tanto. È vero, mancano i sacramenti,
momenti, è vero che manca l'Eucaristia per tanti fedeli, ma si può in questo momento incontrare l'amore e la misericordia di Dio in altri modi. Anche qui la fantasia di tanti miei confratelli di parroci che accompagnano le comunità parrocchiali nonostante la chiusura delle chiese. Jacopo, Don Marco ovviamente è qui, se c'è qualche domanda sì. Io ovviamente faccio da tramite, non potendo certo. Lui ascoltarci. Una considerazione, partendo da quello che ha detto prima Don Marco Pagnello, che è un tema molto interessante, quello sociale. Io volevo chiedere se poi anche lui ha la sensazione, come ci arriva da molti input, del fatto che questa emergenza, a emergenza finita, il tessuto sociale potrebbe vedere allargate le forbici tra chi ha disponibilità, possibilità, e quelli che saranno i poveri che già c'erano e, tra virgolette, anche dei nuovi poveri, cioè se questa frattura è destinata ad allargarsi ulteriormente. Sei d'accordo? Marco, è d'accordo anche con la considerazione del collega Jacopo Forcella che a emergenza finita, o comunque quando questa emergenza si allenterà, probabilmente si allargherà questa forbice sociale tra chi ha e ha anche tanto, tra chi non ha e tra anche quelli che fino a qualche tempo fa avevano e che poi probabilmente non avranno. Ci sono tanti nuovi poveri, c'è la possibilità che purtroppo si creino tanti nuovi poveri. Condivido, ed è un rischio grande che noi, come vi dicevo poco fa, già riscontriamo, ed è uno dei miei primi appelli che ho fatto ad alcuni amici imprenditori, chiedendo loro in questo momento di grande crisi di non arrendersi, ma di non perdersi di coraggio, di tornare ad investire sul nostro territorio. Questo penso che sia un momento importante per il nostro paese, un momento nel quale potremmo riscoprire anche la bellezza di essere un paese che da sempre è stato unito e ha saputo vincere alcune sfide insieme. Agli imprenditori oggi va il mio appello più grande, a investire sul nostro territorio. Io spero che il governo centrale e i governi regionali diano spazio agli imprenditori di poter operare al meglio, perché se gli imprenditori operano al meglio e con meno burocrazia, penso che si creeranno più posti di lavoro e quindi meno difficoltà per il nostro paese. Jacopo, se c'è ancora Paolo, qualche domanda. È chiaro che volevo solo una considerazione, visto che ci avviciniamo per il mondo cattolico cristiano, ci avviciniamo in una settimana particolare, che è quella che ci avvicina certo. Alla Pasqua, insomma, quelle che potrebbero essere, diciamo così, in maniera con un piccolo sorriso, una specie di vademecum della settimana santa, ecco. Certo, allora era un po' una domanda a conclusione di questo collegamento. Don Marco, giustamente ricorda Jacopo Forcella che ci avviciniamo alla settimana santa, quella di domani sarà la Domenica delle Palme, una settimana santa diversa dalle altre, non era mai accaduto. Vogliamo, se possibile, dare un piccolo vademecum, lei che è un sacerdote, insomma per i fedeli, per la prossima settimana, come diceva, non ci potranno essere funzioni, non ci sarà l'Eucaristia, non ci saranno le confessioni, un piccolo vademecum per i nostri telespettatori, per i cittadini di Pescara, ma di tutto l'Abruzzo, di chi ci ascolta ovviamente. Nel rispetto di quelle che sono le normative dello Stato, ma anche per rispetto all'indicazione che la Conferenza Episcopale Italiana ha consegnato alle chiese in questo tempo, le chiese rimarranno chiuse e riaperte in questa settimana, ma con l'attenzione a non far entrare persone insieme e soprattutto a favorire quello che può essere la preghiera personale. Questa è una settimana particolare, per una settimana il centro dell'anno liturgico, il centro della nostra fede, perché contempleremo ancora una volta come Cristo venuto sulla terra è morto per risorgere, soprattutto per dare nuova vita, nuova speranza a tutti noi. E quindi nelle parrocchie ci saranno i parroci a celebrare per conto e per nome di tutte le comunità, non si può partecipare naturalmente, però tanti sono i modi attraverso i quali le parrocchie, le comunità parrocchiali potranno seguire le celebrazioni. Sono quelle in TV anche del nostro vescovo e dei vari vescovi abruzzesi, ci sono quelle poi delle proprie parrocchie, Facebook, io so che tanti sono i modi con i quali i parroci si fanno prossimi. L'invito è anche qui a vivere nella fede, in famiglia,
e accogliere questo momento per ciò che è. In questo momento ci è chiesto di rimanere a casa, in questo momento ci è chiesto di amare il Signore in spirito e verità, lo ribadisco, quindi in questo momento questo è ciò che è chiesto. Nelle chiese non si può andare. E voi nel giorno di Pasqua lavorerete regolarmente qui nella cittadella dell'accoglienza, anche nel giorno della resurrezione di Gesù Cristo, per aiutare queste persone? Anzi, ancora di più ci saremo, perché la nostra mensa, la nostra cittadella è aperta 365 su 365 giorni l'anno, quindi ci saremo e cercheremo di fare festa per quanto possibile. E io ne approfitto per augurare a tutti una buona e una bella Settimana Santa e soprattutto una Pasqua di risurrezione, di pace, perché se stiamo in pace con noi stessi, siamo in pace con gli altri e nel mondo ci sarà pace. La pace è la condizione necessaria per qualsiasi sviluppo. Io con questo augurio benedetto, il caso di dire, di Don Marco Pagnello, chiuderei qui questo collegamento dalla cittadella dell'accoglienza.